Un cordiale saluto a tutti dalla bella Napoli, da Francesco Rizzo e dal direttore di Radio Potenza Centrale, Antonio Postiglione. Siamo qui per partecipare all'evento organizzato dall'Università Suor Orsola Benincasa per la presentazione del nuovo progetto discografico ed editoriale di Nino D'Angelo. E a tal proposito, mentre guardiamo le immagini girate durante l'evento, mi preme ringraziare il professor Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di pedagogia generale e presidente del corso di laurea in scienza della formazione primaria dell'Università Suor Orsola Benincasa, per averci invitato e accolti in maniera amicale. Sì, abbiamo insomma realizzato questo evento sulla musica e i linguaggi divergenti nella società complessa in occasione della presentazione del progetto editoriale e discografico di un grande artista, Nino D'Angelo. Questo, diciamo, abbiamo voluto dimostrare che attraverso la musica, attraverso i linguaggi divergenti, il cinema, il teatro, si può essere trasversali. Si possono soprattutto raggiungere le giovani generazioni e si possono trasmettere dei messaggi educativi, dei messaggi pedagogici. Questo lo è riuscito a fare Nino D'Angelo attraverso tante delle sue opere, soprattutto negli ultimi 25 anni. Ha parlato di razzismo, ha parlato di guerra, ha dato voce a chi non ha voce. Ha dato voce a quei tanti giovani che vivono nelle terre nere, dimenticate, nelle periferie, quindi a chi anche non ha avuto l'opportunità di studiare, di istruirsi, come lo stesso Nino D'Angelo è riuscito ad emergere, ha messo in luce in questo evento il valore dell'istruzione. E ritengo che sia veramente significativo che parlare oggi del valore dell'istruzione, dell'educazione, anche per chi non ha studiato, sia importante che sia stato fatto nella più antica libera università italiana, l'Università Suor Orsola Benincasa, la quale mi onoro di appartenere, e ringrazio per questo il magnifico rettore, il professor Lucio D'Alessandro, per l'opportunità che ci ha dato. Questa università che è nata per desiderio di un gruppo straordinario di donne che all'indomani dell'Italia Unita diedero vita ad un istituto universitario finalizzato all'emancipazione delle donne attraverso la cultura, attraverso l'istruzione. Quindi sono molto contento di tutto quello che abbiamo realizzato oggi e penso che un artista come Nino D'Angelo sia importante che abbia avuto l'opportunità di poter parlare all'università. Il poeta, diciamo, che non sa parlare, che attraverso le sue opere, diciamo, ha dato veramente voce a chi non ha voce, e credo che oggi siamo riusciti forse, no, ad abbassare, forse di poco, ma bisogna lavorare ancora, quel muro insopportabile di pregiudizio che purtroppo spesso, diciamo, con il quale è stata letta la sua arte, fermandosi magari agli anni Ottanta. Io ringrazio particolarmente Radio Potenza Centrale e Maratea Web Radio. Qui abbiamo avuto la stampa, diciamo, nazionale al completo presente oggi, ma io ritengo che, e l'ho sempre sottolineato, che il ruolo delle emittenti locali, no? Soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, che insomma non hanno finanziamenti, non hanno sponsor, sia fondamentale. E penso che sia molto importante che dal sud Italia venga questo messaggio di speranza, di impegno e di informazione libera. Grazie. Grazie professore. Due parole per i giovani. Giovani, come gli viene così? Ai giovani. Il mio piccolo consiglio, modesto consiglio da docente di pedagogia: studiate, come ha detto Nino D'Angelo, studiate, contribuite, no? Battetevi per aprire nei vostri territori cinema, teatro, luoghi di cultura, perché la cultura è l'unico strumento di emancipazione sociale. Mettete un po' più da parte il telefonino, aprite di più i libri, aprite la mente.
a parlare del nuovo progetto discografico ed editoriale del maestro Nino D'Angelo, il direttore del Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione, Enrico Maria Corbi, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia Generale e presidente del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università Suor Orsola Benincasa, l'antropologo Marino Niola, l'artista Iorit, il musicologo Pasquale Scialò, il medico Massimiliano Sirignano e il magnifico rettore dell'università, professore Lucio D'Alessandro. Tantissimi giornalisti presenti che hanno rivolto all'artista domande, cosa che ha fatto il direttore di Radio Potenza Centrale Antonio Postiglione, che ascoltiamo. Maratea Web Radio e Radio Potenza Centrale con Nino D'Angelo in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro discografico, anzi non diciamo ultimo, nuovo lavoro discografico, Il poeta che non sa parlare. Un'intervista fatta in maniera popolare, così come la nostra radio, una radio che non sa parlare, denigrata da tutti, dai perbenisti, ma una radio del popolo che entra nelle case. Ma quella non è importante saper parlare, è importante che arriva il messaggio, è molto più importante che arriva il verbo giusto o il congiuntivo giusto. Esattamente. È importante che arrivi il messaggio che noi vogliamo dare. Quindi quella è la libertà che ci ha dato Dio, no? Esattamente. Tutti possiamo arrivare, pure quando sappiamo parlare. La cultura poi è un'altra cosa, che è importante la cultura, però come dicevo prima, io penso che l'intelligenza, tu con l'intelligenza tu puoi fare cultura, con la cultura l'intelligenza te la puoi fare. Ecco Nino, ti faccio una domanda, ci diamo del tu perché quando preghiamo la Madonna dice, certo. Madonna aiutami tu, quindi Madonna, insomma aiutami. Ci diamo del tu. Oppure a Safamarola. Esatto, siamo radiofonici. Una domanda fondamentale, quindi chi viene dalla strada, diciamo così, ha vissuto queste esperienze, l'università della strada la chiamava qualcuno, ha una marcia in più nella vita, no, un'occasione in più. È un altro tipo di cultura, che viene studiata dai colti questa cultura qua, invece la cultura della strada è forte, ti fortifica, è normale che ci vuole pure la cultura della scuola, se non è la stessa scuola. Assolutamente. Però chi viene dalla strada, insomma, è uno che conosce di più il dolore, conosce di più certe passioni pure, no? Perché vive di questo. Assolutamente. Cioè, il popolo dica non dare niente, dei valori. I valori sono uguali per tutti. Perché ha un obiettivo per riscattarsi, secondo migliorare. Prima io ti parlavo del desiderio, no? Assolutamente. Sì. Desiderio non è una parola, è una grande parola. Assolutamente. Desiderare, mica tutti desiderano, guarda. E di questo è un mondo in cui non si desidera più nulla, no, purtroppo. No, difatti siamo tutti depressi. Esatto. Un messaggio per i ragazzi, i giovani che si avvicinano alla musica, perché ormai con questi computer, diciamo così, tutti sono i cantanti. Posso cantare anch'io che ne sono stonatissimo. Uno non ha da molla mai, deve credere in quello che fa, non fregarsene degli altri, perché a volte anche la gelosia ti fa andare avanti. Magari qualcuno, perché tu sai, c'è più talento di un altro, ti sbarrano la strada. È vero. Io penso che non bisogna mai mollare, bisogna sempre essere costante. Capotici. Grazie Nino, non ti rubiamo altro tempo, ti ridò il plico che ti avevo consegnato prima, l'avevamo lasciato lì su, ragione. E il fondatore di questa radio che poi legge, padre, mio padre, è stata la prima radio d'Italia, l'hanno detto, diciamo. Quindi così, consacrata da poco. Tuo padre l'ho conosciuto io. Sì, a me diceva, buonanima, adesso non c'è più, che portavi i dischi. Bravo. Non lo so, insomma, nel senso, nel 1976, in maniera ufficiale. Io mi portavo io proprio e dicevo che era il fratello. Esatto, questo è, non so se mio padre si chiama Nino, si chiamava. È un bel nome. È un bel nome. E mia madre Palmina, ovviamente, si sono compensati nella vita, perché altrimenti non avremmo questa radio libera. Ce l'abbiamo ancora tuttora, io no, l'ho diciamo ereditata, io. Diciamo così. Sì, che sì, pure sì. Televisione, no? E anche radio, TV, web, insomma tutto. Insomma. Allora, poi quando vengo da quelle parti magari mi vengo a trovare. Ci tengo che, insomma, studi un po' la nostra storia, che è molto simile alla tua. Grazie, grazie mille Nino, grazie.